Beppe Grillo e Alessandro Di Battista ieri hanno fatto tappa a Torre Calderina tra Biscioglia e Molfetta per denunciare il progetto di condotta sottomarina dello scarico concentrato dei reflui di oltre 220.000 abitanti in un solo punto. Si tratta dei reflui della città di Biscioglia, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, quattro impianti di depurazione malfunzionanti denunciati e più volte sequestrati dalla magistratura. Oggi i quattro depuratori scaricano distintamente su 4 km di costa. Ascoltiamo le affermazioni di Beppe Grillo nel video che ci è stato messo a disposizione dal network bicellielive.it. Allora, l'unica soluzione che io potrei condividere sarebbe quella di creare con la scienza e con la tecnologia una stitichezza indotta a tutti i cittadini, perché siete voi la causa di tutto. Voi che si mette sempre dalle vostre responsabilità, lì c'è la vostra. Quindi o la smettete di così liberamente, o se no bisogna prendere dei provvedimenti. I provvedimenti sono che tutti questi lavori vengono fatti al contrario, si agisce a valle invece di agire a monte, perché i soldi sono maggiori, perché le condotte costano di più. Siamo sempre nella solita storia. Queste sono emergenze create nel corso degli anni. Ora, non è che un movimento come il nostro o un'altra cosa possa risolvere questo problema. Dovete prendere coscienza, ognuno di voi, informare tutti i cittadini che questi amministratori non devono più mettere piede nei vostri comuni. Basta, questa è la politica che va riformata dalla base. Voi siete la serie A dei cittadini, basta!